La cultura, banco di prova per la maggioranza, è l'ultimo numero del Galatino e questo è l'articolo di apertura di prima pagina del direttore Rossano Marra. L'articolo è particolarmente interessante perché a un certo punto si legge testualmente: il marciapiede che costeggia il lato sud della chiesa madre di Galatina dedicata ai santi Pietro e Paolo recentemente è stato dotato di una balaustra composta di 12 pannelli metallici che delimitano lo stesso marciapiede. Fin qui nulla di negativo. Anzi, si tratta di un intervento apprezzabile, di un intervento di arredo urbano apprezzabile, se non fosse per un particolare di non poco conto, che denuncia, attenzione a queste quattro parole, un'ignoranza non giustificabile. L'accusa non è di poco conto ed ecco perché siamo venuti a controllare, come sempre, di persona. Sono le 5 del pomeriggio di domenica 2 maggio. Vediamo perché questi pannelli denunciano un'ignoranza non giustificabile. Come si può notare nell'altra foto del giornale, e quindi qui, che riprende in particolare soltanto uno dei 12 pannelli, nello stesso è raffigurato lo stemma di Galatina. E qui già c'è un primo dubbio. Quello ufficiale, oltre alla corona e alla civetta, riporta le chiavi decussate, incrociate a foggia di X, ma con i congegni delle chiavi all'ingiù rivolti all'interno. Non è così la lettura sullo stemma che è nei pannelli in questione, ma si potrebbe dire si tratta di una quisquiglia. No. E non aggiungo altro per non offendere l'autore dell'opera. E qui l'autore dell'opera non si sa chi è, ma lo si può immaginare, visto che il parroco è cambiato da poco nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. Allora, abbiamo fatto qualche domanda in giro a chissà. Prima cosa, probabilmente Rossano Marra, preso dalla voglia di dare consigli al sindaco, non ha alzato gli occhi fin qui, perché probabilmente se li avesse alzati avrebbe scoperto che su quei pannelli c'è esattamente la riproduzione di questo fregio che c'è sulle finestre della sala Don Bosco, diciamo, per capirci, insomma. Quanto sembra poi qui il sindaco c'entra poco, perché questo è uno spazio di proprietà della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e quei pannelli sono stati fatti proprio per delimitare la proprietà. Dovrebbero anche costituire un elemento di sicurezza, perché soprattutto nelle notti o nelle sere d'estate, quando nelle sere sicuramente, perché nelle notti non ci sono i bambini, quando ci sono qui i bambini si impedisce che vadano improvvisamente in strada.
e lo si fa attraverso questi pannelli. Allora, qui, caro Rossano, tu dai dell'ignorante a qualcuno che forse non se lo meritava. Lasciamo il problema o il dubbio aperto. Per togliercelo però, diamo uno sguardo allo stemma che c'è sulla facciata della Chiesa Madre. Seguimi. Sulla facciata della Chiesa Madre, oltre a due stemmi veri e propri, che fra un attimo vedremo più da vicino, si possono contare almeno altri sei simboli delle chiavi decussate. Hanno tutti questi simboli i congegni rivolti verso l'esterno. Questo dunque è uno degli stemmi e immediatamente sopra ecco l'altro. Ambedue hanno le chiavi decussate con i congegni però verso l'esterno. Ed ecco gli altri sei simboli delle chiavi. La questione aperta dal direttore del Galatino a questo punto rimane aperta, perché sulla facciata le chiavi hanno i congegni verso l'esterno, mentre, come abbiamo visto sull'inferriata e sui pannelli, i congegni sono verso l'interno. In ogni caso, però, se qualche ignorante c'è stato, probabilmente non era un ignorante, ma era un distratto, e fu chi fece fare quell'inferriata. O mi sbaglio, direttore? Attendiamo la sua opinione, ovviamente.